Io stavo sotto contratto in America, mio produttore non voleva farmi fare la dolce vita, invece io ero così positivo che questa sarà una cosa buona per me. Allora io... Sono Anton Giulio Panizzi, regista di The Girl in the Fountain. Vorrei che tu facessi questo esercizio. Concentrati sulle mani, sul lavoro che lei fa, c'è tutto un gestire, un gesticolare. Quando vuoi io stop e riprovi a ripetere le sue battute, a imitarla. In questa scena vediamo Monica Bellucci che studia i movimenti e la fisicità di Anita Ekberg con l'aiuto di Stefania De Santis, che è un acting coach e che interpreta se stessa. Secondo me è una scena che rappresenta molto bene il film e rappresenta il dialogo tra queste due dive di epoche diverse. Guarda la mia tensione, guarda le mie mani, Monica, guarda le mie mani. Vedi che tu c'hai le mani, sono rilassate le tue, tendile. Come se dovessi fulminare qualcuno, degli artigli. Nervosa. Sì, nervosa. E poi tutta la tensione la scarica sulle mani. Poi sempre un po', gioca sempre un po' con le mani. Il pretesto di tutto il film è che a Monica Bellucci viene proposto di interpretare il ruolo di Anita Ekberg in un ipotetico biopic e per questo si ritrova proprio a capirne la sofferenza, ad avvicinarsi a lei, a confrontarsi e in qualche maniera vedremo anche a riscattarla. Adesso ti faccio vedere una cosa bellissima. Qui è tutt'altro lavoro, qua è proprio il corpo la precede. Alla sera quando arrivo, come sempre nel mio bar, c'è una cosa che mi piace, il mio cuore fa vibrare. È più fresca di un ghiacciaio che incantata al sole a par. Il momento in cui lei fa questo movimento è come se questo gli aprisse una gravità in avanti. Lei va dritta, direttamente all'obiettivo, però guarda, riprovalo. Ma un pochino più... Pensa di buttarlo prima davanti e poi l'accompagni dietro. La scena è in parte scritta e in parte improvvisata. Questo è avvenuto molte volte durante il film. In questa scena in particolare, dopo aver scelto tre momenti con la Ekberg da analizzare, abbiamo lasciato che Stefania De Santis si comportasse come se veramente dovesse preparare Monica per il ruolo. Prima di quel giorno Monica e Stefania non si erano mai viste e Monica non sapeva neanche cosa la coach le avrebbe fatto fare, ma sapeva che doveva portare avanti la storia che avevamo scritto e mostrare a un certo punto i dubbi che lei stava maturando nell'interpretare Anita. Poi andare a togliere e fare diventare come... Cioè, portarla a Monica, non Monica a Anita. Bisogna capire che ti ha detto lui, ma cosa ti ha detto? Mi ha detto, se tu sapessi cosa mi ha detto. Cioè, ehi, 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 ti ha detto piccolo. Questa è anche la prima scena che abbiamo montato di tutto il film. Con Danilo Galli, il montatore con cui lavoro spesso, avevamo la priorità di alternare in maniera fluida e ben calibrata le riprese originali con quelle di repertorio. Il tuo braccio, vai. Vale, dai, vai. Vai. Tu sì, però adesso non ci credi. Adesso no. Non ci credi. No, no, dai, non dai, ci credi, credo. Dai. Altra scelta per me fondamentale era quella di proiettare gli spezzoni da analizzare su uno schermo enorme, perché volevo che la Bellucci si trovasse fisicamente di fronte alla Ekberg, che la vedesse proprio a grandezza naturale. Questo ha permesso anche di giocare con l'immagine delle due attrici sovrapponendole e creando in qualche maniera un effetto straniante.